Tappa retina per l'ex ministro dell'interno del governo Gentiloni, Marco Minniti, in città per presentare il suo libro Sicurezza e libertà, terrorismo e immigrazione contro la fabbrica della paura. La sicurezza è un bene comune, profondamente connotato alla vita di ciascuno di noi e contemporaneamente nel momento in cui si riafferma il principio della sicurezza bene comune non bisogna mai disgiungere dal principio di libertà. Non può esserci uno scambio, io ti do più sicurezza e tu rinunci alla tua libertà, perché nel momento in cui uno scambio di questo tipo dovesse appalesarsi noi avremmo il rischio di una perdita della nostra democrazia. Le società moderne devono tenere insieme questi due principi. Minniti per l'occasione ha posto l'accento anche sull'attuale situazione politica italiana. Noi non abbiamo compreso che per lungo tempo c'erano due grandi sentimenti che agitavano il paese, che agitavano ed agitano le grandi democrazie moderne, il sentimento della rabbia e il sentimento della paura. E siamo stati distanti dai ceti più popolari, quelli più esposti e più deboli, che vivevano questi due sentimenti. E di fronte al sentimento della rabbia, di fronte al sentimento della paura, il compito della sinistra è stare accanto alle persone che sono arrabbiate e che hanno paura, con l'obiettivo di liberarle dalla rabbia e dalla paura. I nazionalpopulisti, coloro che in questo momento governano l'Italia, stanno accanto a coloro che hanno rabbia o sono impauriti, fanno finta di ascoltarli, ma l'obiettivo è di tenerli incatenati alla loro rabbia e alla loro paura. Basta soltanto guardare quello che è avvenuto in questi mesi nel nostro paese per comprendere qual è la differenza profonda che c'è.